Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dello scandalo che c'è stato ultimamente su FVP Trade. Nemmeno a farlo apposta, circa la settimana scorsa avevo portato un video proprio su FVP Trade e sono andato ad analizzare passo passo tutte le cose che effettivamente non mi sembravano molto coerenti con la presentazione di questa azienda. E pertanto avevo detto che, secondo le mie opinioni, FVP Trade fosse una piattaforma ad alto rischio e che quindi non si trattasse assolutamente di quel grandissimo business di cui tanti parlavano. E purtroppo, come avevo detto nell'altro video, secondo me prima o poi avrebbe scammato, comunque avrebbe truffato i propri utenti. Proprio in questi ultimi giorni sono arrivate delle notizie alquanto negative. E chiaramente ci sono tantissimi utenti che purtroppo hanno investito all'interno di FVP Trade che stanno cercando di capire cosa poter fare. Nel video di oggi quindi andiamo ad analizzare tutti questi ultimi fatti che sono accaduti, andiamo a vedere effettivamente che cosa sia successo, cerchiamo di capire quali possono essere i risvolti per il futuro e se sarà possibile effettivamente poter prelevare il proprio denaro. Prima di iniziare però mi raccomando lascia un bel like, iscriviti al canale se non l'hai già fatto perché è completamente gratuito, ma faresti tantissimo per me, visto che cerco sempre di portarvi le ultime notizie in modo aggiornato per tenere tutti quanti informati. Non perderti nessun aggiornamento, inoltre ti lascio qui sotto i link ai miei profili social, trovi il Linktree con il profilo Instagram, il canale Telegram e quant'altro. Sigla e partiamo subito. Allora, che cosa è successo? Sembra fatto quasi apposta perché, appunto, ripeto, la settimana scorsa avevo fatto uscire questa recensione completa su FVP Trade e, in tutta onestà, andando a fare delle analisi abbastanza specifiche, mi ero reso conto che questa azienda non fosse poi così tanto legit come tanti dicevano. Proprio in questi giorni, tra l'altro, è uscito un comunicato ufficiale, quindi da parte dell'azienda, in cui veniva detto che effettivamente tutti i fondi fossero stati bloccati, che non si potesse più prelevare, quindi letteralmente ci sono tutti gli utenti che avevano investito all'interno di questa piattaforma che si sono ritrovati con il conto completamente bloccato, non hanno più potuto prendere i propri risparmi e questo già di per sé sicuramente non è una notizia positiva. Il team ha detto che si trattasse di un problema relativo ad un'indagine per antiriciclaggio. Veramente non sappiamo se si tratti di una notizia effettivamente corretta o se si tratti semplicemente di una sorta di scusa presa da parte dell'azienda per appunto spiegare questi blocchi dei prelievi, però in ogni caso adesso ci spostiamo a PC. Vi faccio vedere il comunicato ufficiale, andiamo a leggere tutto quanto insieme e vediamo tutto nei dettagli. Ok, allora qui siamo sul mio PC e questo è l'annuncio ufficiale che è arrivato letteralmente da parte dell'azienda. Vi sto facendo vedere queste immagini per farvi vedere appunto il comunicato ufficiale e adesso ho scritto tutta quanta la traduzione proprio qui su Word in modo tale da poterla analizzare in maniera più dettagliata possibile con tutti quanti voi. Ovviamente mi sembrava corretto anche farvi vedere l'originale che è in lingua inglese, anche per farvi capire che non si tratti di un qualcosa che ho scritto io. In ogni caso, questo è lo screen ufficiale, quello originale, quindi eventualmente potete tranquillamente bloccare il video qui e lo leggete da quello originale se preferite. Ma qui ho trovato una traduzione fatta molto bene, che tra l'altro ho preso dal gruppo ufficiale di FVP Trade Italia, che conta circa 7.000 iscritti, quindi sicuramente uno dei gruppi più informati quanto riguarda FVP Trade. Mi sono limitato a portare praticamente questa traduzione qui su Word in modo da poterla analizzare al meglio. Avviso sul congelamento dei fondi FVP. Cara famiglia FVP, a causa del recente crollo della popolare criptovaluta di Luna, così come di vari scambi di criptovalute ed hedge fund a livello globale, le banche centrali e le autorità di regolamentazione di numerosi paesi hanno iniziato a prestare maggiore attenzione alle transazioni di criptovalute a livello globale. Quindi già hanno praticamente spianato la strada per dire che in questo periodo è molto più probabile che loro facciano dei controlli particolari, che bloccano determinate aziende e quant'altro. Però vediamo adesso come continuano. Durante il processo della società di cambio di stablecoin USDT in fiat e successivamente di ricarica fiat in MT4, ovvero MetaTrader 4, l'enorme volume delle transazioni della società ha attirato l'attenzione delle organizzazioni internazionali antiriciclaggio e la società è stata informata che tutte le sue attività correnti, che includono depositi bancari, sono temporaneamente
congelati. Quindi loro cosa ci stanno dicendo? Successivamente al disastro che c'è stato con Luna e insomma in questa situazione economica alquanto particolare, hanno iniziato a prestare più attenzione a tutte queste aziende e società che avevano un capitale circolante abbastanza alto, e quindi in sostanza sono state attirate appunto da questa enorme mole di denaro che smuoveva FVP Trade. E a quanto pare è iniziato quindi un'indagine sull'azienda relativamente all'antiriciclaggio. Vediamo come continua. Dopo aver ricevuto l'avviso, la società ha immediatamente nominato un team legale britannico professionale per occuparsi della questione. La società cercherà di risolvere tutti i suoi problemi attuali attraverso adeguati canali legali ed infine di riavere i suoi beni. Comprendiamo che l'azienda continuerà ad affrontare ostacoli durante la nostra espansione e sviluppo. Solo superando queste difficoltà e battute d'arresto possiamo ottenere la vittoria. Ci auguriamo che tutti i membri di FVP possano unirsi e mantenere un atteggiamento positivo per ora, mentre l'azienda sta facendo del suo meglio per superare i suoi problemi attuali. Inoltre, al fine di proteggere i dati dell'azienda da ulteriori danni e vulnerabilità, l'azienda ha deciso di rimuovere temporaneamente tutti i dati di sistema, l'accesso e le informazioni. Stiamo lavorando duramente per essere trasparenti in questo momento difficile e ringraziamo tutti per il vostro supporto e comprensione. Per favore, sii paziente con noi durante questo periodo difficile. Siamo fiduciosi che i nostri problemi verranno risolti molto presto. Gestione FVP. Questo messaggio è del 18.07 del 2022. Come vediamo qui dallo screen ufficiale mandato proprio dal management di FVP Trade. Inoltre, oltre a questo, se ricordate, chi magari seguiva le vicende di FVP, tecnicamente doveva esserci un evento, un grande evento in Malesia, cui tecnicamente l'azienda di FVP Trade avrebbe dovuto parlare e tenere appunto un discorso davanti a una grandissima quantità di persone, e adesso è stato tutto annullato, quindi non terranno più nessun discorso, nessuna conferenza in Malesia. E tra l'altro questo comunicato è diciamo uscito casualmente di lunedì, che a quanto pare è il giorno in cui effettivamente vengono pagati gli utenti di FVP Trade. Vuoi che sia una casualità? Può essere, per carità, non voglio dire il contrario, non ho le prove per dire il contrario, però ecco, diciamo che fa un po' strano. Successivamente in questi giorni ho continuato a seguire le vicende. Dicono che dovrebbero aumentare sicurezza nel KYC e dicono anche che probabilmente loro ritorneranno più forti di prima, che continuerà a funzionare tutto quanto, eccetera, eccetera. Cosa ne penso io? Allora, per quanto mi riguarda, non ho assolutamente la certezza che tutto ciò significhi truffa o scam al 100%. Ma se devo essere onesto, nonostante non abbia le prove concrete per dire ciò e per affermarlo, io personalmente credo che questo sia un primo segnale di scam da parte dell'azienda. Già nella recensione completa di FVP Trade vi avevo parlato di tutte quelle cose che mi suonavano alquanto strane, che secondo me non fossero effettivamente dette in modo corretto, che inducessero l'utente a fare cose nonostante poi non ci fossero determinate garanzie, e questa non mi sembra altro che una grandissima prova relativamente a ciò che pensavo prima. Io onestamente spero che tutti quanti possano recuperare il proprio denaro, spero che nessuno si ritrovi con delle perdite assurde a causa di questo FVP Trade, a causa di questa azienda, però se devo essere onesto, temo purtroppo che l'azienda stia truffando, stia scammando. E probabilmente la maggior parte delle persone non riuscirà a prelevare, non riuscirà a ritirare il proprio denaro. Chiaramente queste sono le conclusioni che sto traendo sulla base delle informazioni che ho attualmente. Quindi se qualcuno avesse delle info in più o avesse delle news dell'ultimo momento, fatemi sapere qua sotto nei commenti, anche perché ci tengo a sottolinearlo. Io chiaramente non ho nessuna intenzione di screditare un'azienda e soprattutto non ci guadagno nulla nel farlo. Io semplicemente cerco di fare informazione e cerco di avvisare, cerco di far tenere gli occhi aperti, soprattutto relativamente a questi business online, a queste aziende estremamente ad alto rischio, che vorrei proprio cercare di preservare la mia community il più possibile. Vorrei dar loro appunto delle informazioni che possono aiutarli il più possibile. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e per qualsiasi dubbio o domanda, mi raccomando, scrivete qui sotto nei commenti. Noi ci becchiamo alla prossima.